cioè lui andò agli arresti domiciliari dalla madre in Umbria a Spoleto. Poi, poi ebbe problemi, insomma. Perché quello di Spoleto è un carcere di massima sicurezza. Oh. Ecco sì. Perché dico, perché hanno mandato là? Che cazzo c'entra lui? Qua massima sicurezza. No, solo perché ha cambiato città e l'hanno mandato. Certo. E l'hanno mandato là e ha detto male. Però io, insomma, lo biasimo un po' questa cosa, perché se poteva fare i cazzi sua poteva stare un po' più tranquillo. Certo. Comunque aveva appena preso la libertà di stare a casa. Non si è riuscito a trattenere, ha avuto dei problemi, ha fatto un passo indietro. Certo, certo. Ma non voglio raccontare lo specifico perché solo lui lo potrà raccontare. Comunque sta a carcere, sono cazzi suoi. Di là che siamo fratelli e tutto e quant'altro. Però rifletterei un po' più su sta cosa, che tutto. La libertà è una cosa importante. Ah, è preziosa, Gabriele, è troppo preziosa. La libertà è troppo importante. Soprattutto quando c'hai il talento, che lo sprechi così è peccato. Vado fatto perdere, almeno lo dico tranquillamente, però ho perso tanti soldi quell'anno là. Sì, massimo, c'avevo 800.000 visitatori alla pagina Instagram, ero l'unico, come adesso sono mai tutti questi cloni, chi più chi meno, vabbè, comunque la musica si evolve poco male, però comunque facevo un sacco di soldi con le mie forze, senza spacciare, senza. Poi se mi drogavo ero ragazzi mia, però mi hanno messo in mezzo a me la stessa storia, che questo sia ben chiaro, che nessun altro, se non fossi stato Gallagher e fossi stato Gabriele Maggi, non mi sarei mai fatto quello che mi sono fatto, anche se è poco, ma non ho fatto un cazzo, cioè. Lo sa tutta Italia, lo so. C'è poco da fare, io ho pubblicato anche tutte le foto delle conversazioni che fanno di quella latina. Dove comunque lui è stato uno stalker, una persona malata che mi ha seguito e mi minacciava prima che succedessero quelle cose, c'è gli screenshot, non l'ha manco mai denunciato in vita mia, solo per tutte le videocamate che ha fatto, però c'ha un nome da portare avanti, non è per denunciare i cazzini, non fanno per sempre nel suo gruppo, tant'è vero che poi mi continua a scrivere, mi continua a chiamare, non gli ho mai risposto perché è una persona pericolosa, stalker. No. Elvis, dimmi. Che ci abbiamo scritto lì? No, alcuni volevano un appello alla droga. Qualcuno alla droga?